Ciao, sono Stefano Strano e oggi ti voglio parlare della Cheyenne Thunder, la macchina che assieme alla Spirit ha rivoluzionato il modo di lavorare di tutti i tatuatori. Questo perché grazie al rivoluzionario e comodissimo sistema a cartucce permette di utilizzare una sola macchina e ad avere contemporaneamente molti aghi diversi a disposizione. Ma vediamo subito com'è fatta la Thunder. Innanzitutto il motore è separato dal grip in questo modo. Quindi si acquista il motore, è questa la Thunder, e poi si può acquistare un grip della dimensione adeguata alla nostra mano. Vediamo prima di tutto quanto pesa questa macchina, perché è molto importante per noi avere questo dato. Allora, accendiamo la bilancina. Il motore pesa 73 grammi. Dalla casa madre è dichiarato 78, quindi un pochino meno, mentre il grip, questo è il grip da un pollice, quindi quello da 25 mm, è dichiarato 65 grammi e invece quindi siamo a 61, per un totale di, vediamo dove si ferma, 134 grammi. Quindi una macchina piuttosto leggera che ci permette di lavorare parecchie ore senza stancarci il polso, anche perché il peso è distribuito molto bene lungo tutta la macchina, quindi anche diciamo con un'impugnatura che è sempre di questo tipo, tutto il peso non sarà in questa zona che tende quindi a spostarci il polso indietro, ma gran parte del peso sarà proprio sul grip, sull'impugnatura, e quindi la macchina risulta particolarmente ben bilanciata. Questo è un grandissimo vantaggio, soprattutto il nostro polso ringrazierà molto dopo magari una giornata di lavoro. Andiamo avanti con le questioni tecniche. Il motore della Thunder è un motore da 2,5 watt di produzione tedesca, come tutto il resto della macchina d'altronde. E sappiamo bene che quando c'è scritto Made in Germany, la qualità di solito è parecchio alta. Con questo motore non avremo problemi a spingere aghi praticamente di qualsiasi misura. L'escursione dell'ago di questa macchina è di 4 mm ed è in particolare la più grande differenza che noi possiamo notare con la sorella Spirit, in quanto la Spirit ha un'escursione del lago, quindi uno stroke di 2,5 mm. 4 mm di escursione del lago permettono a questa macchina di difendersi piuttosto bene anche se si deve tirare qualche linea. Ma la particolare morbidezza delle Cheyenne le rende soprattutto adeguate a quelle che sono riempimenti e sfumature. L'estetica di queste macchine è curata davvero in ogni dettaglio. Abbiamo qui il simbolo Cheyenne in rilievo, o meglio in depressione, sulla parte sul retro della cassa. Questo è solo uno dei colori disponibili. Il clip cord viene attaccato nella parte retro della cassa, come in tutte le macchine da tattoo. In questo caso però abbiamo un jack da 3,5 mm. Invece nella parte bassa del grip andrà poi inserita la cartuccia. Ora poi vedremo come, faremo anche un test. Volevo fare una menzione particolare al clip cord della Cheyenne perché ha il grande pregio di essere veramente leggero e questo, si può notare qui, questo filo è molto sottile, questo rende lo stesso clip cord, come dire, molto poco invadente durante il lavoro, ci permetterà quindi di muovere la mano senza grossi problemi. Andiamo adesso ad attaccare la nostra Cheyenne all'alimentatore. Nei vari siti dei supplier dove potrete acquistare la Cheyenne, la troverete in abbinamento, quindi in un kit, con un alimentatore dedicato, quindi un alimentatore originale Cheyenne. È un alimentatore che funziona molto bene e che recensirò. Tuttavia, tutte le Cheyenne possono essere utilizzate anche con altri alimentatori. Io, ad esempio, preferisco alimentarla con un Critical. Eccolo qui. Se la Cheyenne è molto bella da vedere, è molto comoda da maneggiare, quando si accende arriva la migliore delle sorprese, perché infatti è una macchina con le vibrazioni praticamente azzerate. Andiamo subito a vedere. Per fare questa prova appoggio la Cheyenne sul tavolo, che è rigido, e accendiamo, e siamo a 8 volt. Come avete potuto sentire, nonostante fosse accesa, le vibrazioni sul tavolo non hanno fatto granché di rumore. Eh sì, anche perché un altro grande vantaggio della Cheyenne è che è veramente molto silenziosa. Ascoltiamola a 8 volt. Spingiamoci a 9.
E arriviamo fino a 10. Immagino arrivi molto chiaro, il suono piuttosto basso. Ecco, a questo punto è necessaria una piccola precisazione. Il motore della Cheyenne, per essere avviato, ha bisogno di un impulso abbastanza potente. Ecco perché è sempre consigliabile comunque un alimentatore dedicato oppure un alimentatore come il Critical, che è in grado di dare uno spunto iniziale, detto jump start, più alto, che poi farà lavorare bene la macchina. Forse riusciamo addirittura a sentirlo. Però devo dirvi che anche se un alimentatore non ha la funzione jump start, può lo stesso far funzionare la Cheyenne, a patto che non usiate voltaggi troppo bassi, e ve lo dimostro subito. Andiamo a togliere la funzione jump start dal Critical. Vedete, adesso left, off. Ok, siamo a 10. Come vedete parte. Andiamo a 8. Parte. Andiamo a 7. Parte. Chiaramente però dobbiamo renderci conto che qui non abbiamo aghi inseriti, e con gli aghi è tutta un'altra storia, ma se utilizzate aghi piccoli anche il vostro alimentatore andrà bene. In ogni caso è disponibile un cavo appositamente studiato per utilizzare la Cheyenne con qualunque alimentatore, un cavo start. A questo punto andiamo a vedere come si comporta con gli aghi. Iniziamo con un 5RL e vediamo come si comporta con le linee. Montare la cartuccia è davvero semplice ed è stato il grande colpo di genio della Cheyenne. Fino adesso non vi ho detto una cosa a proposito del grip, e cioè che ruota, quindi si avvita e si svita, e questo permetterà di regolare quanto l'ago dovrà fuoriuscire dal nostro piccolo serbatoio. Vi faccio subito vedere. Adesso la macchina sta andando a 9 volt. Vedo se riesco a farvi vedere qui. In questo momento l'ago fuoriesce di molto. Sto svitando e come vedete l'ago è rientrato parecchio. Posso svitare tantissimo fino a quasi far sparire l'ago. La regolazione del grip della Cheyenne permette una protrusione dell'ago, quindi di 4,5 mm, che è veramente tantissimo, vuol dire che con qualunque cartuccia non avrete mai nessun problema di regolazione. Stiamo girando a 9 volt. Vediamo come si comporta. Ecco, possiamo dire che con un 5RL le linee si tirano piuttosto bene. Certamente dovremo andare abbastanza lenti, e quello che non posso farvi capire dal video è che la sensazione sulla mano è comunque di una macchina molto morbida. Entriamo invece nel mondo dei Magnum. Questo è un 9 Magnum. Porto il voltaggio a 8. Come vedete, questa macchina dà il meglio sulle campiture e sulle sfumature, anche se uno stroke così lungo gratta un pochino e quindi dovrete stare attenti. Per le sfumature morbidissime è sicuramente più adeguata la sorella Spirit. Andiamo adesso alle considerazioni finali. La Cheyenne Thunder è una macchina molto ben costruita, bellissima esteticamente, robusta,
ma soprattutto è leggera, molto bilanciata e poco pochissimo rumorosa. Il costo, compreso del suo alimentatore dedicato, è di circa 650 euro. Ci sono anche moltissimi e comodissimi accessori dedicati a questa macchina. Questo la rende davvero un prezioso aiuto per il nostro lavoro. Un saluto da Stefano Strano.